presiderà il nostro giudice Santi Licheri. Buongiorno. Sentite, io francamente sono commosso quando vedo che tutti quanti voi mi volete bene, anch'io vi voglio bene, ma non credevo di essere circondato da tanto affetto, così palese, così visibile. Ecco, io quasi quasi mi viene anche da piangere dalla commozione. Devo dirvi che vi ringrazio vivamente e ricambio con altrettanto affetto verso di voi tutto il mio sentimento di affetto che vi abbraccia in un unico abbraccio tutti quanti assieme. Che possiate raggiungere quello che aspettate, che possiate raggiungere la mia età, la possiate superare. Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down. Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque non possiti consistere reptum. In italiano, c'è modo e modo per esprimere il suo pensiero, senza mai offendere il prossimo. Ludovico Ariosto, in una sua terzina, ha scritto: miser chi mal operando si confida, che restar debba il maleficio occulto. Che significa poi, secondo il proverbio che c'è in Italia, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Basi a mille, dende centum. Dende secunda mille, dende secunda centum. Siccome dicevano gli antichi, omnia vincite amor, questo torello bastardo ha sfondato il recinto, il reticolato, per raggiungere le due mucche che, per dir la verità, non si sono lamentate. No, non si sono lamentate. Come vi prego? Un attimo. I contendenti? Sono mandato Marco a cercarli, non so, stavano qua di fuori, stanno arrivando. Questa parte, eccoli qua. Beh, dovevate aspettare. C'è stato un piccolo contrattempo, stava portando a fare la passeggiata la signorina. Ma voi chi siete? Siamo contendenti, abbiamo citato il signore. E lei chi è? Che cos'è lei? Questa catena, quindi. Guardi, lo spiego subito, perché noi ci dimostriamo affetto in questo modo, questa è la nostra appartenenza, io gli appartengo e lui appartiene a me. Ah, allora c'è un'appartenenza materiale. È un gesto d'affetto, è come chi si tiene per mano, noi invece ci teniamo al guinzaglio, a volte io tengo al guinzaglio. Anziché tenere in mano con la mano, o meglio catena. No, è banale, poi d'altro è una dimostrazione di amore molto generale, anche una madre tiene al guinzaglio un bambino. Chic, diciamo così. Se mi hai fatto innamorare, sei tu. Aspetta che... Ch'io non so dimenticare, Ramona. Stai zitto! Ma questo parlo per... Ma di caccia fuori! Se ne vada via! Se no. Ne... Vada fuori! Vada fuori! Lo cacci via! Fuori! Quello che ha fatto lei è una cosa veramente eccessiva che supera i confini del giusto. Bene, cosa è deciso? Ti devo dare un bacio da grazie. Parte di tutte le nostre telespettatrici. Grazie. Ti ringrazio anche per il bacio. Grazie, per tu sai Giovanni. Che ti vogliamo un bene dell'anima. Sì, me ne sono accorto. Accomodati, giudice. Ne sono convinto e vi ringrazio caldamente. Anche da casa, tu lo sai, sei l'uomo più amato di Forum. Nolite iudicare. Nisi vultis iudicari. Non giudicate. Se non volete essere giudicati, soprattutto figli, non giudicate i vostri genitori. Già il giudice deve giudicare perché è obbligato, ma il giudizio
è qualcosa di divino. Quando un giudice giudica altri sta facendo quasi un'usurpazione di un potere divino, ma è obbligato a farlo per mestiere. Ma il figlio non deve mai giudicare il genitore. È scoccata l'ora canonica. Prima di chiudere, felice è colui che oltre le noie e gli affanni che aggravano con loro peso la noiosa esistenza può librarsi con ala vigorosa verso campi luminosi e sereni. Colui che ha nei mattini i pensieri alati come allodole, che non pensa cioè alle cose materiali, pensieri alati come allodole, e comprende senza sforzo il linguaggio dei fiori e delle cose muti, perché la felicità è in interiore omine, là è la felicità, non è nelle cose. Grazie. Prima di sedermi devo dire qualcosa, prima di sedermi su questa poltrona. È doveroso fare un ricordo per chi indossa la toga del giudice Santelichieri, che umanamente quando sono arrivata mi ha accolto con una dolcezza e un affetto da padre che deve spiegare e insegnare il mestiere. E lui mi ha aiutato a muovere i primi passi, discutevamo le mie cause dietro le quinte insieme. Mi consigliava, mi confortava e mi ha insegnato a sorridere sempre, perché io l'ho sempre trovato con un sorriso ogni volta. Io sono convinta di una cosa, che Santi non si possa sostituire. E quindi è imbarazzante sedere su questa poltrona. L'unica cosa, ci si può impegnare a cercare di fare il lavoro altrettanto bene. E io di mio ci metto l'entusiasmo e la passione che lui mi ha insegnato come ingredienti indispensabili quando si parla di diritto con umanità. Ciao Santi, ti vogliamo bene. Grazie. Prego, accomodiamoci pure.